Come adesso è suggerito, facciamo olé e benvenutos, benvenutos a todos, direttamente da Milano che si è trasferita per una mezz'oretta a Madrid. Allora, come sapete, oggi vi parlerò un po' di quello che è successo al TechEd la settimana scorsa. La settimana scorsa ho avuto la possibilità di partecipare al TechEd, quindi l'evento SAP, e in questa breve sessione vorrei darvi un po' di spunti, quelle che sono le novità che sono venute fuori in questo evento. Quindi vabbè, siamo partiti già da Sergio che a Orlando ci aveva dato una breve visione di quelle che erano le novità a Orlando, quindi al Sapphire di Orlando. Poi Cipolla ci aveva dato già altre novità che erano venute fuori al SAP TechEd di Las Vegas, ed ora siamo arrivati al SAP TechEd di Madrid. Prima cosa da dire, SAP TechEd di Madrid quest'anno non era solo SAP TechEd, ma c'era anche Sapphire, quindi era un evento che andava a inglobare due dei maggiori eventi che SAP propone ogni anno. Erano previsti 8.000 partecipanti equamente divisi tra TechEd e Sapphire, ne sono arrivati più di 10.000, quindi è stato un grande successo. Quindi Sapphire e TechEd insieme. Cosa ci ha dato questo? Ci ha dato la possibilità di avere due keynote in questo evento, uno gestito da Jim Snabe, che è il CEO di SAP, e un altro invece diretto, diciamo, da Vishal Sikka, che è chiamiamolo il numero 3 di SAP, che come al solito è lui che si occupa del keynote relativo al TechEd. Novità che sono arrivate col primo keynote, quindi quello di Snabe. In questo momento la parola d'ordine, o diciamo il concetto principale, è innovazione senza distruzione, innovation without distraction. Quindi SAP si sta muovendo nell'introdurre nuove innovazioni alla business suite e tutto ciò che gli è intorno, proprio per muoversi nelle tre parole magiche che ripeterò più volte probabilmente oggi, che sono in memory, cloud e mobile. Se vi ricordo, Sergio a Orlando era venuto con tre parole magiche che erano on-premise, on-demand e on-mobile. Queste adesso sono diventate in memory, cloud e mobile. Ma stiamo parlando sempre delle stesse cose, però adesso SAP sta proponendo, ci sono proprio i prodotti da toccare con mano. Quindi in memory, Sapana, cloud, come vedremo più avanti, River e NetWeaver NEO, e mobile su Gateway. L'innovation without distraction cosa comporta? Comporta che SAP ha annunciato che tutta la business suite che abbiamo a disposizione sarà supportata da SAP fino al 2020, quindi estenderà il supporto della business suite fino al 2020. Quindi le attuali release che abbiamo dei vari componenti, a meno di enhancement package, rimarranno quelle che sono. Quindi ci saranno enhancement package rilasciati con frequenza, mi pare trimestrale o quadrimestrale, non mi ricordo bene, però rimarranno queste a meno di enhancement package. Dovrebbero essere più veloci rispetto ad oggi, Dovrebbero diciamo. essere sicuramente più veloci, e anche le procedure, che quindi sono di upgrade, diciamo, non saranno più così complicate come in passato, ma saranno semplici installazioni di enhancement package, quindi molto più leggere da quel punto di vista. Quindi ogni enhancement package, sapete già, porta solo nuove funzionalità su quello che c'è attualmente sul sistema, quindi non dovrebbe essere nulla di distruttivo, quindi sottolineo nulla di distruttivo, solo innovativo. Una delle tante novità che sono arrivate dal keynote di Sicca è stata quella della semplificazione del landscape. Adesso come adesso noi abbiamo diversi sistemi, quindi abbiamo il sistema CRM col suo database, abbiamo l'ECC, abbiamo il CRM, abbiamo qualsiasi altro tipo di sistema abbiamo nel nostro landscape. Quello che ha introdotto Sicca nel suo keynote, che è veramente colpito, è il fatto che l'introduzione di ANA come piattaforma, come database,
dovrebbe essere il collante tra tutte queste piattaforme. Quindi queste piattaforme non saranno più divise, ma saranno quasi viste come un'unica piattaforma che condivide lo stesso sistema che è ANA, su cui tutte queste varie piattaforme vanno a collegarsi e a dialogare tra loro. Quasi un database in comune. È quasi un database in comune. C'era una slide molto paurosa dove si vedevano proprio tutti i vari sistemi che andavano a convogliare in questo unico, diciamo, layer che era Sapana. Questo cosa vuol dire? Chi lo sa? Nel senso, dove finiscono le RFC, chi lo sa? Se ci sono, dove sono. Però, diciamo, questa è una visione, forse un po' in là con gli anni, però questa è la visione che ha dato Sicca della semplificazione quindi dell'Enscape. Quindi ANA è qualcosa che dovrebbe portare veramente una rivoluzione o quasi una rivoluzione nell'ambito SAP. Si è parlato molto di ANA nel keynote di Sicca. Diciamo che abbiamo avuto già un paio di incontri su ANA con i nostri WebEx, quindi già più o meno tutti sappiamo ANA che cos'è, che cosa comporterà e quali sono i benefici di ANA, quindi velocità e soprattutto capacità di calcolo impensabile fino a poco tempo fa. Quindi ci sono stati diversi esempi di società che hanno implementato ANA, quindi veloce da implementare e performance elevatissime. Altra, diciamo, non novità, ma un'altra frase, un altro intervento che è stato molto particolare, che ha molto colpito l'audience al keynote di Sicca, è stata l'affermazione di Sicca che le applicazioni mobile saranno Google Fast e Apple Simple. Google Fast e Apple Simple è veramente una cosa abbastanza forte da dire, perché sappi quel che è dire che le applicazioni saranno belle come quelle di Apple e Ancora in fondo, Google Fast, Apple Simple, virgola, fa SAP Core. SAP Core, esatto. Diciamo che è stata un'affermazione abbastanza forte, abbastanza particolare, quindi ha colpito un po'. Vedremo un attimino dove ci porterà, diciamo, queste affermazioni dove ci porteranno. Sempre al keynote di Sicca, invece, sono arrivate le novità presentate dal responsabile di NetWeaver sull'area NetWeaver. NetWeaver oramai è la base di tutto, quindi ci sono più di 65.000 installazioni nel mondo di NetWeaver. E dove si sta muovendo NetWeaver? NetWeaver si sta proprio muovendo nel concetto di innovazione, quindi di orchestration che sta portando avanti SAP. Quindi si sta muovendo verso tutto quello che può essere sempre in memory, cloud e mobile. Quindi novità per quanto riguarda il cloud, per esempio Project River o NetWeaver NEO, di cui vi parlerò più tardi, ANA per l'in-memory e Gateway e SUP. Quindi NetWeaver sta aggiungendo nuove funzionalità proprio su quest'ambito. Quindi rimaniamo, il core di SAP rimane quello che abbiamo, e ci sono nuovi sbocchi verso queste nuove tecnologie o nuovi servizi che si rendono a disposizione. Quindi nel keynote ci sono state diverse visioni abbastanza forti e futuristiche, che però in effetti devo dire che possono essere quasi to ormai toccate con mano. Quindi ok che sono futuristiche, ma diciamo che ci sono. Quindi saltando ANA, che già sappiamo chi è, quello su cui io mi sono soffermato di più durante il Tech Ed e che ho visto abbastanza con mano sono tutto ciò che è collegato al cloud. Quindi, per esempio, ho visto il SAP NetWeaver NEO e il SAP River. Ora, nel cloud ci sono tre concetti che probabilmente ricorderete, perché mi pare che Sergio abbia già illustrato un po' di tempo fa, che sono i servizi SaaS, PaaS e IaaS, ovvero Infrastructure as a Service, Platform as a Service e Software as a Service. Quindi dove si collocano NIO e River? River e NIO sono dei platform as a service, ovvero sono delle piattaforme per renderci possibile dello sviluppo online.
Stavamo pensando cosa poteva essere come un Eclipse che abbiamo sul browser. Quindi noi sviluppiamo utilizzando queste platform online direttamente nel cloud e pubblichiamo dei servizi, del software as a service utilizzando questi platform. SAPnet Weaver Neo è la piattaforma nuova che è stata proprio rilasciata in beta nei giorni del TechEd, che si basa sul concetto di Java as a service. Quindi Java è alla base del NetWeaver Neo. Quindi abbiamo questo ambiente di sviluppo che ci permette di sviluppare in Java, che si appoggia a SAP HANA, quindi abbiamo tutta la velocità di HANA nel cloud, per produrre, per generare applicazioni in cloud, quindi software in cloud. Uno degli esempi che è stato portato durante le varie sessioni, eccetera, è l'applicazione di Neo per il SAP Portal on Demand. Quindi abbiamo un'applicazione basata sul Neo che porta il nostro vecchio portale Java, lo stack Java, online, quindi è possibile con HANA sotto, quindi probabilmente adesso sarà veloce il portale, chi lo sa, boh. Sicuramente dai. Vabbè, c'è Java come mostro, però vabbè, è online e in cloud. Il NetWeaver Neo, come ho detto, è arrivato in beta, quindi è stato rilasciato in beta e ci si può registrare al sito beta.netweaver.ondemand.com per avere accesso e poter provare con mano il NetWeaver Neo ed eventualmente provare a vedere se c'è anche qualcosa sul SAP NetWeaver Portal on Demand. Quindi questa è una delle grandi novità, perché novità, diciamo, qualcosa che si può toccare con mano sul cloud. Ricordo che ancora è in beta. Stesso, diciamo, a fianco a Neo, come dicevo, nel cloud arriva anche River in beta. Quindi anche beta, anche River adesso è in beta. E River come NetWeaver Neo, che cos'è? Non è altro che un platform as a service basato più che altro su tecnologia Flex. Anche questa ha la base HANA, quindi anche questa sempre velocità sottostante, che permette di sviluppare applicazioni, quindi Flex based, sul cloud. Io ho avuto la possibilità anche di vedere alcune sessioni expert session, quindi molto pratiche, sull'utilizzo del River. Alla fine è molto semplice perché sono dei drag and drop di field nell'interfaccia Flex, che creano un'applicazione, quindi anche allo stesso tempo anche un dictionary sottostante. La cosa che mi ha colpito abbastanza è il fatto che nel frattanto che vado a creare le interfacce sul River, il River già genera i servizi REST disponibili per leggere e scrivere dati in cloud. Questo poi ve ne parlerò più avanti, perché ho avuto modo proprio di metterci mano su questo e fare anche qualcosa proprio per interrogare i servizi REST. Uno degli esempi maggiormente pubblicizzati che ho visto al TechEd è stato Carbon Impact. Carbon Impact è un software as a service, quindi un software sviluppato sulla base di River, che ci permette di calcolare l'impatto di CO2 sulla base di un nostro, come si dice, Coefficienti. di coefficienti sulla base del nostro scenario che possiamo andare a configurare su questa applicazione. Poi vi racconterò, non mi dilungo tanto sul Carbon Impact perché ho molto da dirvi dopo, quindi vi racconto dopo. Quindi queste sono le grosse novità che ho visto al TechEd. Quindi molto, molto sul cloud, molto sull'in-memory, molto sul mobile, SUP e Gateway. Qual è stata un'altra delle grandi esperienze del TechEd? Ho avuto anche la fortuna, Joining probabilmente, conference. ok, ho avuto anche la fortuna di avere la possibilità di partecipare all'InnoGem. L'InnoGem è un evento antecedente al TechEd, che si svolge nei 2 giorni antecedenti al TechEd, che non è altro che un
una maratona, la chiamano proprio, di 30 ore, un telethon, esatto, una maratona di 30 ore dove persone provenienti dalle più svariate località nel mondo, società diverse, eccetera, si ritrovano, formano dei team e sviluppano utilizzando le applicazioni, le innovation che porta SAP per produrre un prodotto da presentare poi diciamo, alla finale dell'InnoGem. Io ho avuto la fortuna di essere nel team vincente dell'InnoGem e il nostro prodotto, diciamo, il nostro software ha utilizzato largamente il Carbon Impact, quindi abbiamo utilizzato sia il Carbon Impact, quindi il cloud, e abbiamo utilizzato anche l'SUP, il SUP, per poter creare un'applicazione mobile. E in questa proprio occasione ho avuto modo di toccare le potenzialità del Carbon Impact e quindi del River e quindi dei servizi REST che venivano interrogati. Quindi io dall'ABAP tranquillamente potevo crearmi il mio HTTP client che andava a fare le chiamate REST sul Carbon Impact per registrare un particolare viaggio, perché la nostra applicazione non faceva altro che registrare, che calcolare l'impatto ambientale che un particolare viaggio aziendale poteva avere. Quindi noi dal mobile attraverso SUP registravamo le posizioni geolocalizzate dell'utente, che indicava con quale mezzo si andava a muovere, quindi macchina, aereo o treno, da che località di partenza e località di destinazione. SUP registrava su SAP le richieste utilizzando degli info record di HP, di HR. E poi dall'ABAP andavamo sul Carbon Impact per calcolare l'impatto a livello di CO2 del viaggio. Quindi era in lettura e scrittura. È stata una bella esperienza. Devo dire che l'InnoGem forse è stata la più bella esperienza del TechEd, perché c'è stata la possibilità di interagire con persone che non avevo mai conosciuto o conosciuto solo attraverso Twitter o SDN. Persone che lavoravano in società completamente diverse, perché ero un team con finlandesi, tedeschi, greci, io italiano, eccetera. C'erano dappertutto di società diverse, consulenti e clienti, e senza conoscerci abbiamo trovato, diciamo, una base comune di lavoro per poter in 30 ore, ripeto, 30 ore consecutive, riuscire proprio a mettere mano su queste nuove tecnologie. Vantaggio, avevamo anche degli esperti SAP che, vabbè, ovviamente in 30 ore ci potevano dare delle dritte, perché 30 ore era un tempo abbastanza limitato per la gestione. Quindi, ripeto, l'InnoGem è stato veramente un'esperienza molto interessante. Poi, vabbè, vi posso anche dire che ho avuto anche la possibilità di tenere un expert session. L'expert session sono delle short session possibili al TechEd. Come mentor quest'anno avevo la possibilità di inserirmi in uno dei vari expert session box che erano resi a disposizione e ho avuto la possibilità in mezz'ora di presentare quindi al TechEd il mio famosissimo progetto che ormai è scritto anche sotto la moquette di TechEd qua in Milano, l'ABAP to XLSX, e la cosa, diciamo, mi ha reso molto contento perché c'è stata una grande risposta di pubblico. C'erano più di una cinquantina di persone a sentire la mia sessione. Ho ricevuto diversi complimenti per questo prodotto. E la cosa bella è che era una sessione di mezz'ora e alla fine mi hanno tenuto lì un'ora perché hanno continuato a fare domande. Quindi è stata un'altra mini maratona. Non vedi ma a casa una bella Maria De Filippi questo. Infatti, esatto, c'è Excel per te, esatto. Poi vabbè, solo una nota di colore, visto che è una sessione breve questa che sto tenendo, e ho avuto la possibilità anche di, vabbè, il TechEd ovviamente è un'occasione per conoscere personaggi più o meno noti su Twitter e SDN. Quindi ho avuto la possibilità di conoscere molte di queste persone di persona, quindi di poter avere un rapporto e riuscire ad avere un collegamento con queste persone.
e diciamo riuscire a mantenere anche questo collegamento anche nel futuro. E tra queste varie persone ho avuto la possibilità anche di conoscere sempre un po' meglio, diciamo, Thomas Jung, Gregor Wolf e Rich Hellman, che sono tutti Submentor. Thomas lo conoscete tutti, Gregor credo un po', Rich Hellman forse un po' nascosto. E insieme ad alcuni colleghi che a tradimento ho portato nella sessione del podcast, abbiamo partecipato all'Enterprise Geek Podcast. Ed è stata una bella esperienza, e anche perché TechEdge come nome è stato citato sia nell'agenda sul sito, ma anche diverse volte durante il podcast. Quindi vabbè, abbiamo avuto modo un po' di far vedere TechEdge anche online, anche online. Questa è una breve visione, diciamo, del TechEdge, del TechEdge del Sapphire. Io direi che lasciamo 5 minuti per parlare un po' e per avere domande, qualcosa che, non so, qualcuno di voi vuole approfondire o meno. Domanda. Domande? Come consulente ormai certificato ABAP, nella 7.3 ci saranno novità? La tua Eccola. Ah, Ah, di certificazioni non so niente. Di certificazioni non so niente, ma probabilmente arriverà la certificazione da fare. Novità, c'è stata una lunga sessione di 4 ore di Thomas Jung, un bel hands-on, in cui ha parlato di 703. Novità della 703. Allora, novità principale, le BOL, il Business Object Layer. Oramai dal CRM i BOL arrivano anche in tutto l'ABAP praticamente, tutto oramai deve viaggiare dietro un BOL. Quindi il Business Object Layer, che chi fa CRM conosce o almeno ha avuto a che fare, oramai saranno anche nel futuro, diciamo nel futuro prossimo, saranno anche parte integrante dell'ABAP, del consulente ABAP generale, quindi tutti dovranno passare dal Business Object Layer. L'FPM oramai è un qualcosa che si deve usare, è un must. La cosa interessante che ho avuto modo di vedere è la possibilità di utilizzare il page builder per creare applicazioni web impro basate sul floor plan manager partendo dal BOL. Quindi, avendo un business object layer, utilizzando questo page builder, si riescono a creare quasi delle applicazioni funzionanti in web impro FPM, quindi con poco sforzo. Ovvio che dopo bisognerà adattarle alle esigenze, quel che siano, però il page builder e il BOL, queste le novità più grosse, Protagonisti. i protagonisti della 703. Non il B5. No, il batch input no. Batch input no, quello no. Quindi vabbè, queste le novità principali. Poi c'è un hands-on di Thomas Jung con degli esercizi, c'erano, mi pare, sono 300 pagine di esercizi, in 4 ore è riuscito a fare 4 esercizi, credo, 10 pagine di quel librone, quindi di materiale ce n'è per imparare e per vedere che cosa c'è sulla 703. Dovrebbe arrivare, credo, coi primi dell'anno prossimo, adesso la data esatta non lo so. Con l'Enhanced Package 6 dovrebbe arrivare con la 703, quindi siamo in dirittura d'arrivo. Ancora in pochi abbiamo avuto modo di toccare la 702, siamo già sulla 703. Altre domande? Ecco, BRF Plus oramai è una conferma. Basta ztable, anche qua solo BRF Plus. Nel senso, BRF Plus deve essere una delle cose che dobbiamo usare. Sempre usare, sempre più. Anche qua c'è stata una sessione, più di una sessione, c'è stata una lettura e credo anche un hands-on che non ho visto io. C'è stata una lettura in cui proprio si diceva che il BRF Plus oramai è la chiave, è il canale per poter andare a gestire tutto il customizing, eccetera. Conferma del BRF Plus, quindi anche questo va saputo. Avanti altri. Asterisco 6 per togliere il mute, oppure anche in chat se avete problemi. Altre
a me o a Sergio, o a Sergio o a Luca Grilli. Sì, Ivan, sono Marco. Sì, ciao Marco. Ciao, allora beh, un paio di domande. Prima di tutto, se puoi, da una parte sapere se il keynote si può, di cui parlavi si può, è già online, quindi si può vedere, giusto per avere anche una presentazione video di quello di cui dicevi. E poi, appunto, un'altra domanda era se qualche slide di quello che tu hai detto, soprattutto all'inizio, no, dell'inquadramento, dei nomi. Diciamo, secondo me vorrei un attimo metabolizzare i nuovi nomi, no, che tu hai citato. Sì. E quindi questa è la prima domanda. La seconda, invece, volevo capire un attimo in generale il discorso di ANA, no? Trasferirlo da esigenze, di data warehouse e reporting, invece capire logicamente come invece nel mondo transazionale possono esserci dei benefici di usare ANA che non siano soltanto quelli, come dire, delle performance, quelli ci sicuramente, però volevo, come dire, capire meglio. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, c'è il sito SAP TechEdge Live. Se poi TechEdge Live, cacchio, anche abbiamo il nome simile, non lo so. TechEdge Live, se vuoi dopo ti do l'URL esatto, in cui sono presenti tutte le sessioni del keynote, quindi sia il keynote di Sicca che il keynote di Schnabe. Sono disponibili online, 90 minuti l'uno, quindi si possono vedere online. E diciamo che in questo keynote si vedono le slide che presentavano sul maxi schermo, quindi anche quei nomi che ho citato io, on mobile, in memory e quant'altro, e anche la slide di semplificazione del landscape, sono tutte su quei video. Secondo me, guardando quei video, quindi quei due keynote da 90 minuti, hai tutte le informazioni che necessiti. Per quanto riguarda ANA, diciamo che di ANA l'abbiamo già visto un po' con altri colleghi, Rossignoli, Nardocci, e non mi ricordo chi altro, ha presentato anche qualcos'altro. Maraviglia, esatto. Io da quello che ho potuto vedere, ma sono molto ad alto livello perché non mi ci sono addentrato più nella tecnologia, non moltissimo nella tecnologia perché non tanto ho interesse, posso vedere che loro dappertutto hanno sempre detto, ho avuto modo di incontrare uno dei vicepresidenti SAP, Jeff Ward, che è stato uno dei primissimi a mettere mano su ANA. Diceva che alla fine l'introduzione di ANA, ok, le performance e tutto, non porterà alcuna distruzione al nostro esistente, perché l'hub che abbiamo dovrebbe tranquillamente lavorare con ANA. Quindi il fatto che ci sia ANA, un DB2, un Oracle sotto che sta girando, lato ad alto livello, lato ABAP, non dovrebbe portare nessuna novità. Si vedrà più avanti poi che cosa succederà su ANA. Per ora loro hanno visto ANA come performance. Google Fast. Google Fast, esatto. ANA è la parte Google Fast. Queste sono scelte, ovvio che la velocità del database dopo non diventerà più un collo di bottiglia. Uno dovrà dire, il database non è più niente. Ovvio che se poi sull'ABAP sposto il collo di bottiglia sull'ABAP è un altro discorso. Cioè, quello è, dopo si vedrà quando qualcuno inizierà a lavorare su ANA. Ovvio che con ANA tu dici, il database non è più il problema.
Se poi il problema dici, ok, non ottimizzo più l'ABAP perché tanto il database veloce, però dopo l'ABAP diventa lentissimo, stai spostando il problema dall'altra parte. Ovvio che bisogna provare, sì, infatti, come dice Sergio, bisogna provare e vedere un attimino che cosa si può fare. Ecco, in merito ad Anna, c'è la possibilità di registrarsi a un sito online per toccare con mano Anna. Adesso non mi ricordo, ce l'ho segnato da qualche parte, non so se qualcuno se lo ricorda, però c'è Anna Online, c'è un sito web dove ci si può registrare e toccare con mano anche Anna. È una qualcosa che era già stato pubblicizzato al Tech Ed di Las Vegas, mi pare. Era qualcosa un po' di qualche mese fa. Domanda, se mi consentite, che era un Sicuro. discorso, volevo, un discorso più generale. Mi sembra che da un punto di vista, diciamo, delle nuove tecnologie gli spunti non ci manchino, no? E quindi certamente il TechEd aveva degli spunti molto interessanti e anzi grazie per questo incontro, è stato sicuramente molto utile. Volevo capire invece, magari anche da Sergio, da un punto di vista invece Sapphire, come se c'è stato lo stesso interesse, se è stato Joining interessante conference. oppure più deludente. Allora, io ti posso rispondere. Sul Sapphire io non ho avuto modo di approfondire proprio perché era un argomento che non tocca molto il mio lavoro quotidiano, esatto. Mi pare che ci fossero al Sapphire Candido, poi c'era Leonardo De Biasi e il collega di Roma che non ricordo come il nome. C'è un altro collega di Roma che si sono concentrati, che avevano praticamente il pass solo per il Sapphire. Quindi loro probabilmente ti danno più indicazioni sul Sapphire. Quello che ti posso dire dal keynote, che era l'evento condiviso tra Sapphire e STCAD, c'è sempre stato il discorso di Snabe sul fatto dell'innovazione. Quindi oramai quello dove ci dobbiamo muovere è l'innovazione, quindi in memory, cloud e mobile. SAP si sta muovendo sta seguendo quella strada e quella è la strada che dobbiamo probabilmente seguire o dobbiamo prendere, diciamo, dobbiamo tenere d'occhio. E poi vabbè, come dicevo prima, la cosa importante che è venuta fuori al Sapphire è il fatto che comunque la Business Suite oramai fino al 2020 è quella. Il supporto su quel, però credo che per il Sapphire ti conviene sentire più queste altre persone che potrebbero darti forse qualche informazione in più. Ok. Io ho avuto modo solo di seguire il keynote relativo al Sapphire. No, io non ero a Madrid, ero impegnato da un'altra parte, ma non Grazie a te, Mark. Altri? Se non c'è nessuno, siamo stati nei 30 minuti prefissati, 34 minuti, quindi diciamo che ci salutiamo. Poi vabbè, via chat ci sono. Ok, dai. Grazie, Ivan. Ciao.